Mi interessava molto conoscere il parere del segretario della federazione, quindi di un'istituzione del giornalismo e quindi dei giornalisti, per quanto la federazione possa rappresentare la nostra categoria. Guardate, io non starò qui a ripetere temi che ha esposto e analizzato sicuramente meglio di me con grande competenza Michele Mezza, ma anche Raffaele Fiengo, con i quali diciamo da tempo abbiamo aperto una interlocuzione su questi temi, quindi non starò a ripetere quello che loro hanno detto. E sicuramente il tema, sì, dicevo, sicuramente il tema, ecco, delle fake news, per citarne uno, non si risolve, come può pensare qualcuno, dichiarando guerra ai social o, come dire, dichiarando guerra alla tecnologia. Il tema non è questo. Il tema è sicuramente culturale, perché è chiaro che le fake news, le notizie false, sono sempre esistite. Adesso, come dire, sono soltanto cambiati i mezzi attraverso i quali vengono diffuse. Sono mezzi sicuramente più potenti e in grado di raggiungere un pubblico più vasto e di avere sicuramente un grado di penetrazione maggiore rispetto al passato. Quindi il tema è sempre esistito e l'argine, da questo punto di vista, è sicuramente un argine di natura culturale, quindi riguarda i giornalisti, nella misura in cui i giornalisti devono, come dire, mettere in campo quelle che sono quello che sono i ferri del mestiere, a cominciare dalla capacità di analisi, di discernimento, dalla capacità di sviluppare contenuti di qualità. E qui, come dire, provo anche ad allargare un po' il discorso, perché diciamo non vorrei concentrarmi soltanto sull'aspetto meramente tecnologico o, come dire, del rapporto con la tecnologia. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che, siccome ne abbiamo discusso anche con quella che è la nostra parte, no? la nostra controparte, cioè con gli editori, anche loro sentono, in quanto produttori di contenuti, in quanto, come dire, al vertice delle imprese editoriali, sentono, come dire, la necessità di restare sul mercato e di ritagliarsi fette di mercato nelle quali appunto ci sia la circolazione della informazione professionale, dell'informazione di qualità. Quindi, volendo in qualche modo, come dire, portare qui quello che è lo stato dell'arte nel confronto con gli editori, ci sono da una parte loro che, giustamente dal loro punto di vista, dicono: sì, questa è l'era degli algoritmi, noi siamo chiamati a sviluppare, ammesso che esista e si possa sviluppare, però, come dire, il termine rende bene l'idea, l'algoritmo della qualità. E noi su questo, come dire, siamo assolutamente d'accordo. Però io ritengo che, e qui, come dire, c'è un tema culturale, politico, sociale molto più ampio, che appunto, volendo parlare di algoritmo, ma lo facciamo chiaramente in maniera impropria, della qualità, ecco, questo algoritmo non si possa sviluppare se contemporaneamente non si pone al centro di tutto il sistema l'algoritmo del lavoro regolare. Perché guardate, questo è un tema, ripeto, molto più ampio e molto più complesso. E, il combinato disposto, questo non è un problema italiano, è un problema globale. Il combinato disposto, tecnologia, globalizzazione e finanza, nel mondo che cosa ha prodotto? Ha prodotto in sostanza la distruzione di posti di lavoro. Ha prodotto in sostanza la rimozione del tema del lavoro come tema centrale di quello che deve essere non soltanto il dibattito politico, ma di quella che deve essere proprio di quello che deve essere il motore di una democrazia, di una società. Cioè, noi ci stiamo in qualche modo, come dire, rassegnando all'idea che si possano produrre non soltanto contenuti, non soltanto informazione, ma si possa, come dire, produrre qualsiasi cosa a prescindere dal lavoro e dal lavoro regolare. Ecco, questa è un'idea, secondo me, alla quale noi non possiamo rassegnarci, ma noi siamo chiamati a riportare al centro
ripeto, a cominciare dal dibattito politico, il tema del lavoro. Il tema del lavoro oggi in tutto questo dibattito non c'è. Anzi, come dire, c'è chi pensa, come dire, addirittura di, se ne parla, è il tema del giorno, l'argomento del giorno, no? Che si possa addirittura utilizzare la tecnologia per tornare ad una idea del lavoro che fortunatamente in questo paese, come in gran parte del mondo occidentale, abbiamo superato. C'è un lavoro, come dire, quasi un'idea schiavista del lavoro, quindi una volta c'erano le catene ai piedi degli schiavi, adesso ci basta un braccialetto elettronico. Allora, noi a questa idea non possiamo assolutamente rassegnarci. E guardate, non è soltanto un problema di tecnologia, sì, perché poi la tecnologia è progresso. Il problema è come si combina il progresso con quelle che sono poi, con quello che è lo sviluppo delle norme giuridiche che devono regolare il progresso. Ecco, da questo punto di vista, nel mondo, alla velocità della tecnologia non corrisponde assolutamente la velocità del pensiero giuridico di chi deve scrivere le norme. Faccio un esempio, no? Il tema delle incursioni degli hacker russi nella campagna elettorale americana, no? Allora, se diciamo domani mattina si dovesse accertare che tutto questo è vero e si dovessero accertare delle responsabilità precise, allora io faccio una domanda: chi è il giudice competente a occuparsene? Chi dovrebbe, come dire, processare, applicare eventualmente delle sanzioni e farle rispettare? Non c'è. Non c'è. Perché? Non c'è. Stiamo parlando di un reato che si compie attraverso, come dire, si compie attraverso la rete, che può essere compiuto da soggetti in qualsiasi parte del mondo. Quindi è chiaro che esiste un problema di regole, è un problema che non viene assolutamente. Ancora oggi non si riesce ad affrontare. Dopodiché, se dobbiamo restringere poi il campo al nostro ragionamento, che poi quello che ci riguarda più da vicino, anche, come dire, sul piano della propria regolamentazione dei rapporti di lavoro, noi siamo in questa fase impegnati a cercare di scrivere, insieme con le associazioni che rappresentano il mondo della informazione digitale, che in questo paese, guardate, al di là di quelli che sono poi i grandi player o le grandi testate, in questo paese, come dire, sono una realtà ormai con cui bisogna fare i conti e consolidata. Noi siamo impegnati a scrivere un contratto che però sia, come dire, ritagliato su quella che è la realtà del settore, su quella che è l'organizzazione del lavoro del settore, perché, come dire, anche da parte nostra molto spesso si sbaglia e si pensa di poter, come dire, rispondere a quelle che sono le esigenze di questo settore con quello che è un contratto, che poi è quello che regola la stragrande maggioranza dei rapporti di lavoro del nostro settore, che sostanzialmente riproduce, se qualcuno se lo va a leggere, l'organizzazione del lavoro di quello che era il più grande e più importante giornale dei primi anni 70, del Corriere della Sera degli anni 70, no? Primi anni 70. Allora, se qualcuno pensa che si possa, come dire, regolare quella complessità utilizzando norme che si riferiscono ad un'altra stagione contrattuale e ad un altro modello produttivo, noi dal nostro punto di vista abbiamo già perso. Ecco, quindi io ritengo che queste sono le sfide che noi abbiamo davanti, insieme a una molto più grande di noi, ma perché, come dire, investe da una parte gli stati nazionali, ma investe anche l'Unione Europea, e che riguarda appunto il rapporto, ne faceva prima riferimento il professor Nicita, il rapporto con gli over the top e con tutta quella che è, come dire, la massa di informazione professionale che quotidianamente viene prodotta da altri, ma viene utilizzata dagli over the top per esempio fare raccolta pubblicitaria. Allora,
è veramente, qualcuno veramente pensa che in un mondo in cui tutto si può misurare, non si possa per esempio misurare, non si possa per esempio misurare qual è la parte di fatturato pubblicitario che arriva agli over the top dalla informazione professionale prodotta da altri? E io mi chiedo perché poi quel fatturato non debba essere tassato, ma non perché si vuole colpire gli over the top, ma perché semplicemente la tassazione di quel fatturato deve servire a ristorare il costo del lavoro di chi quell'informazione professionale ha, come dire, prodotto, di chi su quell'informazione professionale ha investito. Altrimenti, come dire, stiamo parlando di un processo che piano piano andrà ad erodere tutto il mondo dell'informazione professionale, e quindi poi ci ritroveremo ad avere a che fare con una informazione che sarà sempre meno autorevole, con una informazione che sarà, come dire, sempre meno al servizio del cittadino, sempre meno utile al cittadino. E guardate, non sto parlando di qualcosa che riguarda i giornalisti, che magari sì, saranno i primi a pagare in termini di posti di lavoro. Sto parlando di qualcosa che ha a che fare con qualcosa di più grande di noi, che ci riguarda tutti, perché si chiama democrazia. Beh, una democrazia senza un'informazione libera, autorevole, professionale, muore lentamente, non è una democrazia. Questo è un tema che, per esempio, negli Stati Uniti qualche grande testata se lo è posto, penso al Washington Post, ma anche al New York Times. Ecco, io ritengo che sono temi di cui bisogna cominciare a discutere, guardate, con serietà anche nel nostro paese, perché nessuno vuole colpire nessuno, nessuno vuol far scappare gli over the top. Si tratta semplicemente di, come dire, ridistribuire quello che è fatturato, che deriva, ripeto, dall'informazione professionale. E ricordiamoci sempre che dietro l'informazione professionale c'è un'organizzazione imprenditoriale che ha investito su quel tipo di informazione e che da quell'investimento giustamente si aspetta un ritorno. Quindi io ritengo che questi sono i temi che dovremo affrontare tutti quanti insieme, non soltanto con la GCOM, che poi ha, come dire, l'onere di regolare il mercato, ma soprattutto con chi, diciamo, in questo paese, e non soltanto in questo paese, mi riferisco al Parlamento europeo, ha il potere di scrivere le norme. Grazie. Grazie al segretario Raffaele Lorusso, al segretario dell'FNSI.